Ultimamente c'è un fiorire di personaggi curiosissimi, a mio parere pericolosi, in alcuni casi stimolanti, però in qualche maniera, insomma, mi pare che la situazione sia abbastanza fuori controllo sui social media, nel senso che inizialmente si sostituivano ai counselor. O forse si definivano counselor, perché tra parentesi io do grande dignità al mestiere di counselor. Non so cosa ne pensi, se è fatto bene, se non lo so. Vediamo, 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 vediamo. però, nel senso, faccio un esempio: io ho in testa il modello inglese in cui, non so, motivational interview, il colloquio motivazionale, considerato un intervento di counselor. Comunque, prima quello, poi ha iniziato a occuparsi di psicologia, c'è stato il calderone delle relazioni tossiche, narcisismo, eccetera, eccetera. Poi sono partiti seriamente con gli aspetti più connessi a depressione. Ho sentito gente che parlava di come gestire il suicidio addirittura, come dismettere gli psicofarmaci, quali interventi sono giusti, quali sbagliati, in un campo di quindi patologie iniziano a essere Importante. importanti, rilevanti. Poi alla fine ho sentito anche gente che insegnava come smettere di usare droghe, come smettere con le dipendenze, tutti portando una specie di storia personale piuttosto grandiosa, eroica, no? Insomma, io ce l'ho fatta facendo così, che è un pochino una sorta di Tim Ferriss, no? Quindi l'idea che sperimento su di me, e quello che sperimento su di me funzionerà probabilmente anche in altre persone, che se per alcuni aspetti può funzionare, forse in salute bisogna andarci un po' con le pinze, non so cosa ne pensi. Beh, c'è tantissimo da dire su questa cosa. Beh, la prima, partiamo dall'ultima osservazione. Sicuramente, come voi sapete bene, voi che vi occupate anche dell'aspetto farmacologico, studiare quant'è l'effetto placebo all'interno di un trattamento, qualsiasi trattamento, noi dovremmo prendere l'esperienza personale di quella persona al netto dell'effetto placebo, che è già un 30%, se non sbaglio, una bella. E c'è chi dice di più. Ecco, cioè quindi è una bella mazzata. Cioè, Sì. quindi togliamo quel 30%. Togliamo il fatto che una persona, quando gli diamo una qualsiasi attività, inizia a curarsi davvero, perché se io ti dico da adesso inizia a fare tutti i giorni a contare i buchi che hai sulla parete, quella semplice attività comunque già è una prendermi cura di me stesso, come gli studi sulle piante, di prendersi cura di qualcosa. Bravissimo, Imposti una routine. imposti una routine, stai iniziando davvero a prenderti cura di te stesso. Ecco, se togliamo questo resta un 40% di reale effetto di principio attivo. E quindi dovremmo togliere questo l'aspetto del principio attivo. L'aspetto che queste persone forse non si rendono conto, e questo dal mio punto di vista, è che molte volte quello che loro raccontano è quello che qualsiasi persona a cui qualsiasi persona potrebbe venire in mente. Tipo, non so, hai l'ansia? Non ti preoccupare, pensa a quattro cose positive. Pensa blu. Pensa blu. Sì, io avevo questa paziente, tra l'altro, di una mia, c'era cioè una mia collega che diceva questa cosa, e diceva: ogni volta che ti viene l'ansia, pensa a un prodotto che potresti comprarti. Mica. Questo potrebbe essere una strategia di marketing, dei Cioè, centri commerciali. Avete l'ansia? a Pensate a cosa comprarti. comprare. Cioè, quindi creando un'altra dipendenza, creando un evitamento, creando un'antiesposizione, cioè quindi l'opposto di ciò che servirebbe, cioè quindi con le migliori intenzioni potremmo dire si possono fare i peggiori danni. E a me è successo questa cosa qua. Anni fa lavoravo in questo centro e c'era anche un osteopata. Questo osteopata, no, era lo osteopata, vabbè, comunque c'era un osteopata. Questo tizio, io trattavo le persone, queste andavano via, stavano bene, poi dopo un po' di tempo non li vedevo, intervallavo sempre di più, peggioravano. Cioè, cosa succede? L'unica variabile fissa era che avevamo in comune questo osteopata. Allora vado da sto osteopata e gli dico: ma scusa, ma tu cosa gli dici a queste persone? L'esatto opposto di quello che dicevo. Gli dicevo, non so, lasciati andare le emozioni, devi controllarti perché è giusto controllarsi. Dicevo, scrivi, mi raccomando, dedica il pensiero, pensa a questa cosa, lascia un'apertura di pensiero a questa cosa. Dicevo, non ci devi pensare assolutamente. Cioè, era come se lui, con le sue migliori intenzioni, stesse lentamente sabotando il mio lavoro. Questo capita anche in certe equipe disfunzionali in contesti anche ufficiali, perché faccio un esempio, psichiatri e psicologi spesso fanno lavori ortogonali sul paziente. Io ho già visto, è capitato anche a me, devo dire, in situazioni in cui le persone si aspettano
di ritrovare il gold standard di un trattamento, mentre invece in centri di salute mentale, in dipartimenti di salute mentale in ospedali, trovi equip in cui noi che dovremmo essere esperti della comunicazione non ci parliamo e quindi alle volte poi si va con la forza brutta del nostro titolo pensando che in qualche maniera le cose poi andranno bene. D'altra parte, queste persone qua, l'altro giorno ho visto, cioè a un certo punto mi sono arrivate una marea di segnalazioni di un fuffagur, non so perché poi quei titoli che ha, cioè tutti i dottori, questo, ricordiamocelo, giusto, no? Sono tutti dottori, sì, qua. Non so, cioè, dottore in cosa non lo sai perché, ti ripeto, il titolo di dottore ormai è tutto giocato sull'ambiguità, no? Dottore medico, dottore psicologo, dottore in cosa, no? Certo, dottore in lettere, sì. Dottore in legge. Sì, e in Italia oggettivamente queste ambiguità, insomma, sfondano tante porte aperte. Però, ripeto, io da un certo punto di vista penso anche che se una persona sa fare qualcosa bene, per carità, però nella salute probabilmente non può funzionare così, no? Diceva, c'era un premio Nobel che diceva che la sanità è l'unico ambito del marketing, del mercato, che in teoria non potrebbe essere giovarsi del sistema capitalistico in qualche maniera, no? Perché è troppo asimmetrica la conoscenza tra chi propone e chi acquista, chiamiamolo. Giusto. No? Cioè, e forse un po' c'è questo aspetto qua, perché se una persona ha bisogno, cosa succede? Che essere vittima del marketing, qui per queste persone poi diciamo fanno marketing, no? Sono lì e parlano antidepressivi, cioè dicono alle persone quello che vogliono sentirsi dire, e questo marketing non è certo basato sulle migliori evidenze scientifiche. Uno che dice smetti di prendere antidepressivi, quello che ci siamo postati, quello che mi hai mandato che dice no, cos'è che dice? Che la depressione non esiste, qualcosa del genere. Sì, la depressione non esiste. La depressione non esiste. Qua siamo in una situazione in cui queste persone qua probabilmente non sanno di cosa parlano, perché se sapessero il margine di pericolo. E poi, come dico sempre, esistono i guru, questo voglio il tuo parere, a mio parere esistono i guru della salute mentale per una ragione molto precisa. No? Ad esempio, non ci sono i guru del, che ne so, della rianimazione cardiopolmonare, no? Ci sarà un motivo. Cioè, mia moglie, che adesso è qualche dose facendo un corso, se fa una cazzata al tempo zero, passano secondi o minuti e subito capisce che ha fatto una cazzata. In salute mentale questo intervallo è talmente dilatato che tutti si permettono di fornire suggerimenti, interventi terapeutici, strategie, anche perché i danni poi li fai magari in mesi o anni, forse anche solo quello di ritardare l'incontro poi con uno specialista, con uno psicologo, con un psichiatra, e poi perdi il nesso causale, no? Quindi capisci più. È anche difficile fargli il culo a sta gente. Certo. Il punto così, alla fine le persone possono arrivare al punto di far male, di farsi molto male, di rovinarsi la vita. Penso che anche a te sia successo, magari in situazioni, magari a voi arrivano situazioni un po' meno drammatiche, no? Di chi vuole ammazzarsi, impiccarsi, però. Guarda, io ho avuto la fortuna, io ho avuto due fortune particolari. La prima è stata quella di essere vicino a due fuffaguru mentre lavoravo nel mio ambulatorio di Mantova. Una che era una tua collega, cardiologa, che però curava le persone con una specie di theta healing, lo chiamo io, che è una tecnica, tra l'altro dopo su quel te ne parliamo. Sì, quindi non dice, so ricordo, sì. È una roba dove tipo loro ti prendono le mani, dicono di andare, loro immaginano di andare su da Dio e dire curagli questa cosa per piacere e tornano dentro di sé. Questa è la specie, scusate teta healer, ma questo è il riassunto di come funziona. E quindi mi arrivavano da me, tra l'altro questa era una cardiologa, prendeva 220 euro all'ora. E tra parentesi diciamolo, essere laureati in medicina o in psicologia, purtroppo non è comunque garanzia di essere, no, giustissimo, degli scienziati, giusto, o degli giusti, esperti, esattamente. Forse è il confronto che ci garantisce un po', che ci vorrebbe questo confronto, ci vorrebbe più controllo tra virgolette, più anche più un medico così viene voglia di dire vabbè tu la smetti, poi, cioè, sì. E poi c'avevo uno, adesso non posso dirlo perché tutte che lo dico mi arrivano delle semiminacce, ma chi conosce questa tecnica di ipnosi, io faccio questi tre gesti, capirei immediatamente. C'è una scuola di ipnosi italiana, tutta italiana, del maestro Di Giucca Scasella, che, di cui non si può parlare perché questo tipo c'ha la denuncia facile.
E questo qua si è inventato un tipo di ipnosi che non funziona, signore e signori, ve lo dico tranquillamente, che ha rovinato un botto di persone in giro per l'Italia. Con questa, eh sì, esattamente questa. Adesso questa è riassunta male. E poi io ho la fortuna, Quindi sfortuna, elementi suggestivi ah, pazzeschi pazzeschi, e la sostanzialmente. gente mi arrivava direttamente da queste persone qua. Ed era facile, quindi io giocavo facile a queste persone che erano andati da questi ciarlatani, dicevo due cose vere, vere, due cose un po' più serie, io dicevo dove cazzo sono stato? E poi ho avuto la fortuna, sfortuna io, di essere io il fuffa guru all'inizio della mia carriera. Perché io al mio quarto anno vado a fare un corso di PNL a Firenze, di ipnosi PNL, ero appassionatissimo. Vado a fare questo corso per questa grande azienda italiana che adesso non esiste più, e il trainer mi nota e mi dice: lavoriamo insieme. E io inizio, prima ancora di laurearmi, a tenere corsi di PNL. Quindi io ero il fuffa guru prima di diventare psicologo. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo perché io ho capito una cosa. In PNL fanno delle cose bellissime, fanno delle dimostrazioni dal vivo, rapide. Impressionante. Sì, per una persona che ha paura dei ragni. Gli fai un gioco semi-ipnotico, poi prendi un ragno e glielo fai camminare addosso. E questo dice: Belin, sono guarito. Ed è lì. Ma non è vero, ovviamente. Cioè, nel senso, sì, lì per lì glielo fai camminare addosso. Però io ci ho messo un po' a capire che queste tecniche, in alcuni casi vere, perché la PNL non è che ha detto solo stronzate, ha detto anche cose molto, molto vere, prendendo dalle terapie di quel periodo. Però quando ho iniziato a farle io dal vivo, vedevo che la persona guariva, poi dopo questa persona mi bussava alla porta e mi diceva: scusi, sai quell'attacco di panico? È che io ce l'ho ancora. Allora lì ho capito che era un aspetto suggestivo della cosa. In alcuni casi è vero, in alcuni casi una piccola fobia, una cosa del genere può essere curata in 10 minuti, tra virgolette, devi trovare la persona giusta nel momento giusto della propria vita. Cioè, quindi io per un po' di tempo ho confuso queste cose, che è quello che succede sul palcoscenico con gli ipnotisti, con queste cose qui. Quindi io stesso ho visto questi meccanismi. Tutti i miei primi. Io, il mio primo anno mi laureo e un attimo dopo c'avevo lo studio pieno. Perché? Perché questi corsisti, era la maggior parte, il 70% della gente che veniva a fare i miei corsi, in realtà aveva bisogno di un aiuto. Ti conoscevano indirettamente poi. Sì. Ma questo credo che la tua esperienza è molto onesta, ma un pezzettino di fuffa guru probabilmente tutti l'abbiamo avuto. Cioè c'è un momento in cui basiamo il nostro provare a essere efficaci su elementi, diciamo, suggestivi, no? E la cosa interessante qual è? Che meno hai, diciamo, le competenze tecniche, paradossalmente avviene qualcosa di positivo, che è il fatto che ti impegni molto di più sul piano comunicativo, no? Cerchi di essere più efficace in quell'ambito ed è quello che probabilmente rende interessanti e, ripeto, anche istruttivi da un certo punto di vista questi fuffaguru, cioè sono persone che sono autenticamente ingaggiate nella comunicazione col paziente. Quello di cui accusano i medici è proprio il fatto di non comunicare più, anzi, di non comunicare perché non è più, perché c'è tutta una specie di età dell'oro in cui i medici erano bravi, Sì. avevano il tweed, le borsette, no? L'amaro Di Montenegro, paese, sì. esatto, che erano un cazzo, ragazzi, cioè un tempo era molto peggio, nel senso, adesso va meglio. Un tempo c'era l'ordine medico, facevi quello, depresso, non depresso, volevi uccidere, cioè cambiava vita. E in più le persone erano decisamente meno, anche meno avvezze a rendersi conto se c'era sotto qualche punto, anche non so, qualche trucco, sfruttamento. Però indubbiamente quello è un punto importante, il fatto che noi dovremmo pensare quanto sia importante l'elemento comunicativo, perché molte volte le persone passano da medici, psicologi a fuffa guru proprio perché si sentono più ascoltate, no? Che banalmente sono persone che fanno un po' di silenzio e ti ascoltano prima, no? Che è una te delle tecniche più efficaci, no? Stare zitti e ascoltare costa poca energia e tutto sommato è Funziona. incredibile, funziona. Guarda. C'è Quindi credo che questo sia un punto importante, no? un punto importantissimo. C'è Flavio Canistra, che tu hai Sì. intervistato, anche che è il direttore della scuola dove insegno.
E Flavio. E anche lui esiste, cioè proprio è un essere fisico. Fisico, Flavio. Ciao, ah, Flavio. Okay. Sì, perché è un altro di quelli di cui ho parlato mille cose, ma non ho mai incontrato. E lui ce l'ha, lui ha il suo portale. Lui è terapeuta breve, no? La sua terapia seduta singola, che tra l'altro, cioè, in determinati contesti ha anche il suo senso, molto bella. E lui tira sempre fuori uno studio bellissimo dove dice che dal momento in cui tu finisci la specializzazione, dal giorno 1 inizi a perdere abilità. Sì, ci sta. Perché come dicevi tu giustamente, anch'io io mi ricordo le prime terapie che facevo lì, che guardavo qualsiasi cosa, hai mosso l'orecchio di un millimetro. Cioè, c'era un'attenzione molto più... molto grande e a volte... anche più giovane, insomma. Sì, e poi dai anche... Io mi ricordo quando il paziente mi diceva cavolo, cioè io mi sento proprio preso completamente, poi effettivamente poi perdi i capelli e inizia, e quindi sì, c'è questa cosa qui, e c'è anche l'idea, sempre aspetto placebo, mettiamola così, dove se io riesco a entrare bene in relazione, come sappiamo che la relazione è l'aspetto tra... lo specifico più importante. Esattamente, quindi che prende tutti i tipi di terapie, tra virgolette, se riesci a creare quello, a comunicare bene e a dare 2 o 3 consigli buoni, riesci a dare quella direzione, che è un po' come dire da medico, se riesci a capire che ha quei 3 sintomi evidenti, non so, c'ha la febbre, il vomito e si fa la cacca addosso, non lo so, gli puoi consigliare quelle 3 cose della nonna, non lo so, l'antipiretico, il coso, la camomilla, sì. D'altra parte stiamo in questo momento dicendo le cose, chiamiamole un po' positive della situazione, che ci sono, perché poi ad esempio io ho sentito parlare anche, non so, molte persone che iniziano a parlare anche loro di stile di vita, no, eccetera, per carità, molto positivo. Il problema è che c'è, in primo luogo, la cosa che più a me preoccupa è la contrapposizione dell'approccio alternativo, no, con un approccio invece ufficiale, che per definizione è quello complottistico delle aziende farmaceutiche o non so di cosa per gli psicologi, ma ci sarà qualcosa che quindi c'è, cioè, il primo luogo è mettersi in contrapposizione, che è già oggettivamente un approccio tecnicamente interessante, no, perché è suggestivo, e quindi dici, insomma, confronti. E quindi questa è la cosa importante, non c'è mai l'idea di integrare, no? Perché mi dicessero, guarda, io ho questo approccio, faccio questa roba qua, no? Io voglio suicidarmi, ma ti dico, oltre a farti questo, ti mando anche da un medico. Poi magari lo fanno in maniera sconclusionata, raffazzonata, e ripeto, ci sono situazioni in cui suicidi, omicidi, tutte queste villette della Brianza, no, in cui succedono, oppure gente che va poi a fare casini nei negozi, eccetera, e ne vediamo nella cronaca, no? Cioè, sì, ripeto, sì. Io ne ho un tot, facendo anche appunto il perito in tribunale, ne ho viste un po' di tutti i colori. E queste persone qua, e questo è il punto, che propongono interventi che sono quasi esclusivi e si propongono non come una catena di un gruppo, ma come quelli che gli daranno la soluzione magica, sempre facendosi forte del fatto che io faccio il casino qua, in salute mentale poi il danno lo vedi molto più avanti, e anche in casi molto gravi il danno come minimo si tratta di giorni o settimane. Poi vai a capire che c'era già una depressione melanconica, parlo di quello perché poi l'evento di cui senti di più nella cronaca, no? Si è ucciso, era depresso. Sì, era depresso e aveva problemi psicologici, perché non dicono neanche psichiatrici, qualche gli ha visto un problema psicologico, poi uccide tutti, prova a uccidere il marito, la moglie, il figlio, si uccide, eccetera. E io sono convinto che se vai a indagare il ritardo, no? Il ritardo dell'incontro con, chiamiamolo, gli operatori ufficiali, in qualche maniera sia anche da rimandare a questo genere di comunicazione che fanno queste persone, perché è una comunicazione contro. Ah sì, sì, sì. No. Cioè, senti quelli che dicono smetti gli antidepressivi perché sono quelli che ti fanno uccidere, no? Facendo un'interpretazione proprio folle, cioè del cazzo, non sai che su bugiardino c'è scritto i primi tempi, l'antidepressione, però a parte che non riguarda tutte le depressioni, cioè a parte che spesso riguarda le depressioni solo bipolari, che alle volte non è riconosciuta come tale,
A parte, c'è questo aspetto, ma infatti il medico bravo non è che tira con la fionda l'antidepressivo in bocca al paziente e poi lo salva di meno, quello bravo. Quello normale, ecco. Poi se sei normale sembri Batman, quello normale, ecco. E quindi queste persone qua danno delle informazioni in cui la persona magari poi non vuole l'intervento, non vuole il farmaco, non vuole magari neanche andare da psicologo, perché c'è anche questo aspetto, nel senso che lo psicologo, poi c'è, per carità, c'è Flavio Canistra che lui accompagna, però c'è il luogo comune, il mito che se io vado dallo psicologo ci metterò una vita, starò 7 anni, no? Guarda, su questo ti prendo un secondo, perché c'è questo aspetto qua nella psicologia bellissima, c'è questo l'aspetto del che c'è anche nel tuo mestiere. Allora, noi sappiamo che il nostro cervello, io lo chiamo genovese perché è pigro, e quindi se tu gli dai un'alternativa facile, lui ci si tuffa a pesce, la vuole semplice. E l'idea che io mi debba sbattere in un qualche modo per uscire fuori da questa cosa mi sembra un secondo supplizio. Non solo sono sfigato che ci sono depresso, in più mi tocca anche un psicologo. Esatto, lì mi devo anche sbattere per sta roba. E la cosa che io racconto spesso alla gente, che essendo io una via di mezzo, appunto io nasco come PNL, ipnosi, e poi essendo la via di mezzo, io dico: ragazzi, la verità è questa, che se la gente crede che noi abbiamo una tecnica segreta, ma non gliela diciamo. Io non so che tu immagina di fare il medico domani. Vengono in studio da te persone che stanno male sul serio, stanno così male che stai male anche tu a guardarle, perché te lo trasmettono. E tu gli dici: no, ti tengo qua 6 anni e mi sorbisco il tuo dolore 3 volte a settimana magari. Ma va. Lui dice: no, perché così tu non gli fai pagare. Ma va. Io ti faccio la tecnica segreta, ti chiedo 5.000 euro e ti stringo la mano. Cioè, non ho bisogno di tenerti qua 10 anni in questo contesto. E il punto è che la gente, e questo si è visto con la pandemia, la gente proprio ha scarsissime competenze mediche, biologiche, al punto facciamo l'esempio, una delle cose alle quali io mi sono trovato a rispondere più volte ai miei compagni commensali durante la pandemia è stato: eh no, Jenna, non mi puoi dire che la storia del vaccino è vera. Guarda che c'è gente che si è vaccinata e se l'è ripreso. Perché tu non sai cos'è un vaccino. Non sai che cos'è un vaccino. E uno dice: ma questo cosa c'entra con la salute mentale? Ancora di più. Perché il nostro lavoro... Sono cose che vanno di pari passo, ho notato. Nel senso, l'approccio complottistico è comunque un elemento segreto che viene sempre infilato. Il vaccino adesso, cioè, è una costante. Insomma, chi ha questo genere di approccio contro la medicina, la salute mentale classica, e anche comunque antivaccinista, ti fai il vaccino, le punturine, muori, non adesso muori, ti fanno cagare, tu morirai fra 4 anni, cioè quelle robe proprio da toccarsi maroni, perché per me portano anche ancora male, no? E poi muore un bambino che gli vengono, poverini, sai, hai morti improvvise nell'adulto, nel bambino, quello che va in bici e rimane stecchito, non è perché in assenza di controlli stava facendo la fauniera tipo Fantozzi, no, è perché si è fatto il vaccino. Così come, appunto, non so, muoiono, si sono suicidati o hanno ucciso il marito o la moglie perché avevano preso l'antidepressivo. Quindi la cura diventa la causa di... Guarda, c'è con altri amici con cui discutiamo di solito, spesso diciamo: dovremmo fare come fanno loro, ma non funzionerebbe mai. Perché in realtà, secondo me, c'è una simmetria al contrario oggi. Io e te non siamo così liberi di attaccare queste persone, no, quanto loro sono liberi di attaccare noi. Perché noi siamo sotto un ordine, e questo ordine tutela più la popolazione degli stessi iscritti. Questo voi non lo sapete. Cioè, voi non sapete che in realtà, se io dico che una persona fa abuso della professione, molto probabilmente non gli succederà niente, ma se tu gli dici che io sono stato un cattivo psicologo, mi richiamano all'ordine. Certo. Immediatamente. È giusto. Cioè, è giusto che ci sia questa cosa. Però, ad esempio, io e questi miei amici discutiamo ogni tanto di alcuni guru. Qua devo stare attentissimo. Io non voglio, non dobbiamo nominarne neanche uno, sì, perché gli facciamo pubblicità. Esatto. Ma neanche uno. Però chi... sa capisci a che ci riferiamo, ce ne sono uno 20, di questi 30. Guru che era anche bravo come guru, perché non era proprio fuffoso, però ci aveva delle idee un po' strane quanto riguarda
la cura del trattamento oncologico. A un certo punto a lui viene un brutto male e lui cerca di curarsi in tutti i modi. Io lo vengo a sapere in modo indiretto, non posso dirvi come sono venuto a sapere. Cioè, comunque lui, nonostante avesse un tumore, cioè lui credeva in quello che diceva. A manetta, no? A manetta. Ma lui era anche una persona molto intelligente, eh? Cioè, no, dopo cioè. Una persona molto intelligente che però in quel punto della sua vita si ritrova realmente a dover far fronte a queste cose e dice ci vado dentro così, quindi non si fa curare con i metodi normali e a 56 anni, ciao. E che poi per carità magari poteva, anche se si fosse fatto curare, io non so qual è stata la diagnosi, ok? Non sappiamo quella diagnosi. Diciamo che le probabilità comunque sono comunque però. Esatto, yeah. una cosa del genere. E in 2 anni, non in 10-20 anni di lotte, eccetera. E io e i miei amici diciamo, sai, noi dovremmo parlare di queste cose. Cioè noi dovremmo dire, guarda che tu pensi che tutti questi ti portano tutti i casi positivi, ma guarda che se io ti racconto che alcune persone per colpa di questi tipi di trattamenti olistici, è brutto da chiamarli olistici, sì, perché è una parola bella, sì, trattamenti non motivati, non suffragati da sufficienti prove scientifiche, insomma, perché in effetti stavo pensando che comunque non credo sia una buona strategia portare questi casi, perché è un pochino come al contrario, tipo io faccio le cose sull'alcol, sai, la meno, sulle droghe, eccetera, e ogni volta che parlo di alcol, di cocaina, di qualunque cosa, arriva quello, mio zio aveva 400 anni e tutti i giorni sì. beveva 70 litri di Prosecco. Ok, questa è classica. Quindi tu non capisci un cazzo. Quindi portano quindi elementi particolari, no? Cioè, potrebbe anche essere che ora io mi butto dalla finestra e non muoio, no? Magari passa sotto un camion pieno di paglia, non è proprio sicuro al 100%. Ci sarà sempre un pelato che si è imbelinato fuori dalla finestra ed è vissuto. Però è altamente improbabile, diciamo. Quindi se io bevo, fumo, faccio cose, è più facile che stia... In realtà credo che l'unica soluzione sia entrare in contatto costante. Come stiamo facendo? Insomma, come fai tu, come faccio io, come fanno molte altre persone che diffondono notizie scientifiche. Entrare in maniera intima con le persone e provare a comunicare, a condividere l'idea del metodo scientifico. Esattamente, che la gente non sa che... L'unica. La gente non sa che il metodo scientifico è un metodo e non è una cosa, dice, è la scienza. No, la scienza, guarda, la scienza non esiste. Quando mi dicono, no, guarda, l'altro giorno non mi ricordo con chi stessi parlando e mi dice, no, però comunque tutte quelle robe lì della scienza, gli scienziati sono troppo sicuri. Guarda che tu non sai davvero cosa vuol dire scienza, e la scienza è il contrario. Poi capisco che ci può essere una boria scientifica, quella ci può essere. Ci sono sempre quelli e conosco uno studio. Bravissimo. Dimostrano qualunque. Perché ci sono studi di qualunque genere. Esatto, esattamente. Se lo cercate. Nello studio singolo, ovviamente, no? Però. Quello che la gente non che queste persone non capivano in quel momento lì è che il metodo scientifico non è una roba, un club dove tu ci entri e o ci esci. È un metodo. È un metodo che se tu mi dici, guarda che io ho. Non lo so, secondo me esistono gli angeli, e tu mi dici, ok, ma dimmi in che senso? Dici, sto pensando ad un esperimento per farlo, e guarda che puoi applicare il metodo scientifico anche alla ricerca degli angeli. Il problema è che forse non avrai dei dati così ferrei che poi ti consentiranno di essere pubblicato ed entrare, tra virgolette, nel... Credo che tutti gli scienziati non vedano l'ora che si scoprano gli angeli, tutto perché l'idea di morire, che non c'è più un cazzo, non piace a nessuno. Bravissimo. Quello. Quindi è che oggettivamente è molto spietato e non è in realtà, tutto sommato, neanche un metodo rincuorante, forse. E quindi questa cosa non piace tanto alle persone, vorrebbero avere, sentirsi dire qualcosa che le rincuorasse, no? Se io penso, ora, vabbè, adesso non voglio fare esempi troppo estremi, perché in Italia teniamo conto che il 70% degli italiani crede in una qualche forma di entità superiore, eccetera, però se io mi inventassi qualche cosa, un club, in cui il mio modello di business è dire... che non esiste la morte, ma in realtà quando uno muore inizia veramente il più bello, non so se l'hanno già fatto, forse un club del genere c'è, sì, ecco, sì. Beh, questo è molto rincuorante, no? Ah, sì. Perché come dire,
taglia alla base la paura e l'angoscia più grande del mondo, Ancestrale, no? sì. Cioè più ancestrale. Quindi dire alle persone quello che vogliono sentirsi dire è forse il vero e più grande problema dei fufaguru, probabilmente, che sono Assolutamente. bravi comunicatori, sono bravi a fare tante cose, ma sono molto poco onesti in questo senso. La cosa bella della scienza è che io racconto sempre del metodo scientifico è che se la sua scoperta è davvero potente, è sempre controintuitiva. Ah, sì. Cioè, rarissimamente Sì. va in accordo con il mio modo di pensare. A volte sì, perché noi non è che siamo stupidi, cioè nel senso, quando Però è più frequentemente che sia contro. contro, Sì. poi intanto qualcuno arriva e dice: no, allora come mai la psicoanalisi, tutta la mitologia greca ci sta? Ma perché ragazzi, quelli della mitologia greca sono 3.000 anni fa, non sono 700.000 anni fa. Noi abbiamo ancora quella testa lì. Sì, che in Cioè, 3.000 anni niente, uno sia successo chissà cosa, ma sul piano evolutivo non è successo poi non è successo niente. tantissimo. E poi le storie che noi ci raccontiamo oggi derivano da quelle No, storie là e quelle certo. storie là, cioè. E quelli là non erano proprio dei coglioni, No, no, perché no, 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 cioè, noi abbiamo il nostro. non sapevano che stavano facendo psicanalisi, ma stavano già facendo psicanalisi. Quindi questo, sì, questo è una roba interessante. Che consigli possiamo dare alle persone? Perché in Per stare questo. attenti, Sì, dici? per stare attenti, perché poi è quello il punto, perché nonostante tutto, nonostante il fatto che noi, insomma, che tante persone stiano cercando di divulgare in maniera friendly, no? La gente, ci saranno ancora, penso, per tanto tempo persone che non arriveranno alla via, chiamiamola più ragionevole, perché giusta, neanche uno scienziato userebbe mai la parola giusta, però la più ragionevole, la più probabile per uscire da un problema. È difficile fornire consigli. Io penso che infatti alle volte non sia il singolo consiglio, ma sia quello di generare una sorta di continua ripetizione, riedizione di questi concetti alle persone in maniera continuativa, diventare intimi forse con Sì, la gente da. ci sta. Io ho qualche consiglio assurdo. Io sul mio canale spesso do un consiglio secco. È un Vai. consiglio stranissimo che ovviamente parte, tira acqua al mulino della mia professione, ma della nostra professione, che è questa. Se voi andate da una persona che stimate, ma uno che vi fa qualsiasi cosa, i fiori di Bach, l'omeopatia, non lo so, i Cristalli, cristalli, tutto quello che vi viene in mente. Se voi la andate. quantistica, L'acqua, no, la medicina quantistica. teniamoci un pezzettino per il Per la quantuno, quantità, ci scusa. sta. Cioè, io vi faccio una domanda. Voi dovete porre una domanda sola. Voi dovete dire: ma lei che cosa ne pensa della psicologia e della medicina? Se queste persone vi dicono: ah, guardi, non me ne parli di medicina e psicologia, tutte stronzate, scappate immediatamente. Questo è il mio consiglio. Sì, direi un buon consiglio. Un buon consiglio. Mi chiedo se effettivamente poi la gente, tutto sommato, non abbia proprio paura di stare in quell'alveo, no? Quello della psicologia e della medicina, perché probabilmente vogliono sentirsi dire andrà tutto bene. Perché, ma dice per una questione di motivazione più che Sì, di del stigma. fatto che poi ci scattino i meccanismi di diniego, no? Ah, sì. Se io ho una patologia psichiatrica, come quando è il tumore, no? Ci sono persone che dicono no, non ce l'ho, è un meccanismo e non mi curo perché non starò così male, perché so che certe patologie potrebbero non esistere, no? Il Covid non esiste, il tumore, la depressione non esiste, okay? È tutta una questione che dici. E quindi forse alla fine provano ad allontanarsi proprio in maniera volontaria, però quella è una buona domanda, ci devo pensare, questa è interessante, perché molte persone dicono quella cosa lì, che Sì. la medicina è una cazzata, la psicologia è una cazzata, e adducono, non so bene cosa pretendere. Guarda, secondo me Io ho però, fatto, forse portano le loro esperienze. guarda, se io posso spezzare una lancia in favore non dei fuffaguru, ma dei clienti dei fuffaguru, cioè il problema è anche nostro. Il problema è nostro, intendo sia della medicina, della biologia in sé e della psicologia Sì, anche. Il sì. problema è anche fortemente nostro. Prima una contrapposizione tra di noi. Ok, no, Sì, solo biologico, no, tutto psicologico. è vero. E già qua litighiamo. Perché è chiaro che se non andiamo d'accordo, io mando le persone per anni, ho mandato le persone magari a caso da psichiatri padovani, e sappiate che non ho mai trovato uno buono. Vabbè, comunque vado a casa dello psichiatra padovano, vado a casa e questo qua, e poi il paziente mi dice: sì, ma lo psichiatra dice che è inutile che io venga da lei, ora che ho preso il farmaco. Dice: ma scusa, ma
Ma come cazzo sta? Ma perché noi come professionisti della comunicazione non comunichiamo un cazzo fra di noi? Poi questo è il problema. E quindi il problema è che esiste ancora una contrapposizione. Sì, quello è verissimo, quello lo credo fortissimamente anch'io. La colpa è sempre nostra. C'è una specie di contrapposizione sbagliata tra quel paradigma che oggi è fantastico, biopsicosociale, che è spezzettato in queste tre parti. Quindi c'è il biologo, guarda, lo faccio proprio in senso medico, il bio, psico e sociale se ne deve occupare il governo. Sì, il comune, il welfare. Questa cosa, la verità è che il medico deve conoscere il collegamento biopsicosociale, lo psicologo deve conoscere il collegamento biopsicosociale e eventualmente il welfare o l'assistente sociale deve conoscere. Altrimenti succede così. E ultimamente, ho avuto a che fare anche con gli assistenti sociali, è uguale, loro con noi. Loro ce l'hanno con noi, perché dicono voi. Sì, ce l'hanno con noi, con voi, voi, con tutti. E il fatto stesso, diciamo, noi, voi, eccetera, gli altri. È già una... Il problema grosso cos'è? Che se tu vuoi dare una risposta del cazzo, quindi il fuffaguro che ti dice vieni da me che ti faccio, Paul, non so quali siano le cose, e comunque gli racconti una balla, ma gliela racconti. Io in coscienza mi rendo conto che molte volte l'intervento giusto per una data persona non è l'intervento di un singolo professionista, no? Molte volte ci va veramente un'equipe, un psicologo, un psichiatra, l'assistente sociale, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, l'educatore, l'infermiere che va a domicilio. Però chi è che si può permettere di pagare questo genere di intervento, no? Lo Stato garantisce in questo momento un intervento coordinato, multidisciplinare, autentico? Perché quando ti arriva qualcuno che è un caso troppo difficile, solitamente è un caso che è difficile comunque anche per te o anche per me, perché probabilmente richiede il coordinamento di un'equipe di lavoro che si parli. Okay. E quindi, ripeto, e questo è una cosa su cui io sto ragionando tanto in questo periodo, perché io parlo sempre di mia moglie, tipo il tenente Colombo, però mia moglie è un anestesista, no? E cadesse il mondo, se manca l'anestesista, non è che l'equipe di lavoro inizia a operare, non è che se ci sono due chirurghi valgono come un anestesista, un ferrista vale tre chirurghi, cioè devono esserci tutti, se no si fermano. E questo è un gesto di grossa considerazione per il lavoro che si fa, no? In salute mentale, se c'è uno psichiatra scalcinato, merdoso, da solo, in un CSM di provincia e non so dove, quello qualcosa deve ben fare, ok? E questa è una dimensione realmente catastrofica per la nostra professione, è un j'accuse enorme. Perché stiamo dicendo, comunque vada qualcosa, alla cazzo ma lo facciamo, no? Pensa che differenza c'è fra salute mentale e chirurgia, no? Che noi diciamo sono meno raffinati di noi chissà quali ragionamenti, però loro hanno un tale rispetto e quasi sacrale per quello che fanno, che si fermano. Cioè, se non c'è l'equipa al completo, io non parlo. In salute mentale invece, ma sì, andiamo, qualcosa facciamo. Allora, prima parte l'infermiere, poi... Ma sì, se non c'è lo psichiatra, due infermieri fanno lo psichiatra o uno psicologo. Sì. È una cosa ben strana quella. Sì, secondo me è sempre questa cosa qua che secondo me negli anni, in questi anni, non so se tu sei d'accordo, ma si sta piano piano, poi quest'anno in modo particolare... Anche gli influencer potenti, non so, a parte la serie TV, non so, tutto che salvezza. Tutto bellissima. Cioè, anche queste serie TV che ci stanno dando, Fedez, eccetera, che stanno dando di nuovo il primato per la salute mentale. Adesso mi fa ridere Fedez che durante fa il muschio selvaggio e dice, parte il muschio e dice, ah sì, io quelle pillole le prendo prima al mattino perché mi sballano un po', così mi viene da ridere. Cioè, messa così fa ridere. Oh. Cioè, è come dire... Vabbè, diciamo che in qualche maniera io lo vedo come una destigmatizzazione. Ah, sì. Tutto sommato, no? Prendersi un po'... Siamo un po' Woody Allen che prendeva per il culo la vista, no? Cioè... Ma secondo me c'è un pezzettino in più che mancava ai nostri tempi. Proprio quello di far capire in primis ai tuoi colleghi, non psichiatri, medici, che la salute mentale c'entra tantissimo. Lo sappiamo, ci sono migliaia di studi, non c'è bisogno di tirarlo fuori. Cioè il fatto che una persona che sta giù con l'umore, ha le difese immunitarie, bla 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 bla, tutto quello che sappiamo. Far capire in primis alla medicina, quindi a quelli forse nelle università che insegnano
agli studenti che l'aspetto psicologico, psichiatrico è uno degli aspetti. È come parlare di derma, non è che puoi parlare del corpo umano dimenticandoti del derma. Io ho sentito a convegni, e qua poi mi taccio, di persone che pigliavano per culo di psicologia, Ma ci credo, ma ci credo. medici, psichiatri che dicevano, spesso con accenti, vabbè, E diciamo che. purtroppo succede che lo psicologo faccia la stessa identica cosa. Come, guarda, ti dico, nella mia scuola di nelle scuole di psicoterapia, le persone magari non lo sanno, ma i medici che non scelgono psichiatria possono fare una scuola di psicoterapia e diventare psicoterapeuti. E dunque nella mia scuola di psicoterapia, essendo basata sull'ipnosi, era piena di medici, perché avevo dei dentisti, Sì, medici, perfetto. perché l'ipnosi c'entrava col controllo del dolore, eccetera, eccetera. E li prendevamo per il culo perché non sapevano niente di psicologia. Sì, arrivano con l'idea del Jedi trick, no? Bravo, esattamente. Con la manina per. E noi li prendevamo in giro, questo modo, non ai nostri convegni, ma davanti, perché ovviamente. E pensa un po', in mezzo a questo pigliarci per il culo ci sta le persone, no? Bravo, Ci bravo, sta le bravo, persone esatto. che pensano che in quei luoghi ci sia l'incontro di menti eccelse che stanno chissà forgiando quale teoria inclusiva per mettere a posto i loro problemi di salute mentale, invece siamo ancora tutto sommato in un contesto di divisione estremamente controproducente, direi. Eh sì, e questo parte proprio prima da noi. Prima dobbiamo essere noi a Sì, trattarci meglio. hai introdotto un elemento forte, la colpa è la nostra. Sì, secondo me noi La colpa è la siamo. nostra, credo anche giustamente. E probabilmente in questa crepa si introducono, Il escono buffa. come dai Stranger Things, cercano i fuffagoro come i mostri del sottosopra. Assolutamente. Che poi anche si auto, perché io lo capisco anche una persona che. Non so, tipo faccio un esempio. Natale scorso arriva questo mio, che chiamiamolo amico di famiglia, che arriva, mi aveva detto che aveva gli attacchi di panico. Gianna, ti devo dire una cosa importante. Compri. Oh, ho superato gli attacchi di panico solo. Complimenti. No, bravo, sei riuscito. No, ma. Beh, può capitare, ragazzi, non è che. Cioè, il nostro corpo è meraviglioso. Tutti i tagli, non è che per ogni taglio devi andare in ospedale a farti suturare. Il corpo si rimette a posto da sé e quindi lui mi racconta questa cosa. Era un po' strano perché è tipo 10 anni che ne sopprima, quindi è un po' anomalo come Beh, diventa abbastanza difficile, e certo. diventa più difficile in quel contesto lì. Però la cosa pericolosa è stata che a un certo punto mi dice: dato che l'ho fatto su di me, voglio farlo sugli altri. Ah, quindi aveva un suo metodo. Lui dice di aver fatto un metodo, me ne ha parlato, ovviamente era una cazzata immonda, non ve lo sto a raccontare. Nucleare. Sì, no, tipo, c'è gli attacchi di panico, quando c'è gli attacchi di panico ti basta concentrarti forte, forte, forte su qualcos'altro. Benissimo, che hai capito tu. Vabbè, a Ti parte. sforzi, fai panico e cacca sia. Comunque, a parte lo scherzo, poi grazie a Dio è abbastanza intelligente che dopo abbiamo fatto una cena insieme, eccetera, ha capito e ha detto che no, non lo faccio, però pensa quante persone. Ma infatti è quello che si nota, ad esempio, un nuovo trend che mi era sconosciuto, ma che sto notando adesso, è quello delle persone che, grazie a Dio, sono riuscite a uscire da una dipendenza. Tipicamente adesso cocaina la va alla grande, perché insomma tutti sviluppano questo genere di. E quindi hanno il loro metodo, ovviamente, corso, giornate, libro, tutte queste solite cose da digital marketer. E questo nuovamente è un altro elemento grosso, perché, ripeto, anche in quel campo lì di giochi esistenza e alle volte la vita, perché ragazzi non è che nelle dipendenze la gente non si suicidi, non faccia male, non si faccia male, non perda l'esistenza, perché magari ci sono persone che silenziosamente si sprecano, quindi ripeto, centro di salute mentale, psicologo, CERT, sono tutte cose che insomma sono costruite con un razionale, poi non sempre vanno bene. Ragazzi, perché siamo esseri umani, la sanità ha dei problemi, eccetera, ma io credo che facciamo un messaggio finale. Sì. Io credo che se hai un problema di salute mentale, io cercherei una soluzione. Medico di base, psicologo, psichiatra, centro di salute mentale, CERT, cose di questo genere. Cioè, io inizierei dagli aspetti ufficiali. Ora, se posso lanciare una cosa che secondo me la gente sottovaluta e che di cui non si rende conto, è quello che hai detto all'inizio. Il coltello in mano, che dalla parte del manico, ce l'ha sempre il paziente. Ah, sì. Cioè, perché è una cosa che la gente dice: no, guarda, io non vado allo psichiatra, perché poi mi bolla, mi infila dentro un tunnel di. E
Sì, che questa è una roba che non certificazioni, capisco bene da dove mi esco. mette la camicia di forza, non esco più dal CSM. No, tu non hai capito che tu puoi andare lì e no, ma dottore, io non ho i soldi per fare una psicoterapia. Prova a chiedere all'ASL. Ma poi una volta che entro in quel circuito, no, tu puoi andare davanti al medico che non ti piace come psicologo e dirgli non mi piace come Queste psicologo. però sono spesso spinte da sti cazzo di guru, Ah, ragazzi. Cioè, certo. l'idea che se vai da uno psichiatra, dopo 3 secondi sei legato, fialato, a un letto, cioè, So, entro sono... shock, Esatto, vero? elettroshock. Però Poi anche non parliamo dell'elettroshock perché anche lì ne si mette bellissimo, di guardate, se non quel, l'avete ancora fatto, guardate il video di Valerio sull'elettroshock che è cioè. bellissimo, Sì, ma no, vero? perché sono il prototipo di... No, è come dire, vado dal chirurgo, da chi vai oggi? Vado da un pazzo che mi infila il coltello nella pancia Mi per squarta. guarirmi il coltello nella pancia. Cioè, quindi abbiamo un livello di disinformazione e ripeto, ma anche comunque la colpa, hai ragione te, probabilmente sì, la nostra che non siamo in grado. Esatto, perché se un medico o uno psicologo, uno psicoterapeuta o uno psichiatra vi fa sentire che siete obbligati a tornare da lui, c'è qualcosa che non va. Sì. C'è qualcosa che non va. Se uno ti dice, no, guardi che se interrompiamo adesso i nostri incontri, chissà che cosa succede, quando magari il paziente ha detto apertamente, no, guardi che io con lei non vado d'accordo, io voglio andare da un altro. No, aspetta, cosa vuoi fare? Sprecare altri 3 mesi con un altro? No. Se fanno così, Sì, fuggite. certo. La libertà di scelta c'è sempre. C'è, poi ecco, forse l'ultimo pezzetto. Dai, diamo ancora una cosa, l'ultima. Gli psichiatri ogni tanto possono obbligare le persone a fare delle cure, Ah, però ripeto, certo. è una volta, è in situazioni di psicopatologia furiosamente complicata e grave. Ragazzi, cioè nessuno psichiatra fa un TSO perché si diverte, anzi lo espone a miliardi di rischi professionali, far male alla persona, al paziente, incasinarsi in cause legali, quindi nessuno psichiatra fa quel genere di interventi lì a cuor leggero, quindi state tranquilli che, e poi tra parentesi, quando li fa è perché sono assolutamente necessari. Quindi. Non lo so, Jenna, direi che abbiamo lasciato un bel po' di suggestioni. Adesso ci abbiamo 350.000 Domandine domande, non se so, riesco a vederle, no, forse dovresti se vado vederle. di qua nella live le vedo forse nelle. Vediamo, dai, facciamone, vediamo un pochino, eh. Valerio. Allora, qua iniziamo, ci sono degli haters che, aspetta, siluriamo subito un hater. Sì, bene. Va bene. Allora, Sta scrivendo, non è vero, non fidatevi della gente senza capelli, hanno perso i capelli sì, perché usano i esatto. farmaci. Ci saluta Ciro, ci saluta un sacco di gente, poi abbiamo un po' di... Ciao. Oh, eccoci qua, sì, un bel po' di. Beh, abbiamo un consiglio fantastico. Mia mamma, quando sono depressa, mi consiglia di andare a fare la tinta dalla parrucchiera. Questo. Vedo che c'è il mio team online. Ciao ragazzi, grande. Un saluto a tutti, ciao dal team di Ah, Jenna, grande. grande, Ciao, team grande, di Jenna. grande, grande. Perché ci sono tanti guru? Qualcosa che c'entra con la pandemia? Beh, credo di sì, l'hai un po' accennato Ah sì, prima. certamente. Pandemia ha generato molto più stress, molta più difficoltà esistenziale. Quindi, insomma, tutte cose che, ripeto, sembrano di poco conto finché poi non derivano in gravi eventi, Ah perché sì. ripeto. Sì, finché sono piccoli, nessuno se. Queste sono tutte cose, e poi tra l'altro noi, una delle cose che dobbiamo anche ricordare come è fatto il nostro cervello, è che se tu conosci 1.000 persone che sono guarite grazie alla psichiatria, alla psicoterapia, non te le ricorderai mai, ma se ne incontri una che è stata rovinata, quella te la ricordi per tutta la vita. Il Sì, nostro cervello certo. funziona così. Questo è uno dei bias più importanti. Che piacere Anche vedervi insieme, scrivono bello. grande. Allora, anche le frasi motivazionali che transitano in rete nascondono delle insidie, spesso legittimano la rabbia, incoraggiano l'attribuzione a causale esterna. Sì, perché poi queste persone qua, i fuffaguru, sono tutte persone molto assertive, molto determinate, quasi aggressive, no? Non rendendosi conto che molte persone sono ancora più sopraffatte dai loro problemi, Assolutamente. perché quell'attitudine lì, chi ce l'ha, magari beato lui, ma non è Guarda, così. l'altro giorno ho avuto la fortuna di parlare al TED e c'era questa ragazza che parlava autistica. Ma brava, bravissima.
Io adesso dico ad alto funzionamento, ma lei mi sputa in un occhio perché dice che non si dice così. Vabbè, Sì, ok. ma io non sono mai riuscito a dirle giuste, però, però ripeto, perché oggettivamente anche in questo campo qua bisognerebbe davvero ridefinire un po' le cose bene. A noi alla scuola ci insegnano delle cose e poi ci rimane il tic, no? Esatto. Io, affetta da autismo, io ho dei miei amici che mi ammazzano di Esatto. botte quando dico affetto, lo so ragazzi, abbiate pietà, di poveri medici, Ok, questa migliorerebbe. ragazza bravissima, poi quando ci sarà il TED magari la metterò Ted fuori in giro. dove? Perché Ah, deve... TEDx Lungarno Medicio, che sarebbe quello di Pisa. TED di Top, Pisa, bello, bellissimo. top, La scuola normale di sono tuo Pisa. amico. No, ma quando è che uscirà sul... C'è Non lo già? so, no, non c'è ancora, non Devono c'è. mettere. Devono metterlo. Beh, praticamente questa ragazza durante le prove, vede, io faccio fare un piccolo esercizio, dico guardatevi negli occhi quando inizio il mio speech. E lei ha aspettato che finisse, dice guarda, ho detto bello, complimenti, però devi sapere che se tu dici questa cosa e in sala ci sono delle persone come me, queste persone soffriranno parecchio. Quindi ti chiedo di dire chi vuole può guardarsi negli occhi. Io non lo sapevo, ma siete queste persone anche ad alto, fun altissimo funzionamento, perché quando vedrete lo speech di questa ragazza direte, ma non è vero, ok? Ad altissimo funzionamento, se tu gli dici, guarda lì, loro sono come ipnotizzate, loro devono fare quello che tu gli dici. Quindi immaginati, per Sì, tornare al quindi cuffa guru, sofferenza. ma questa cuffa Quindi, guru che dici, ok. compra, fai così, Sì. questi, c'è una popolazione, parte della popolazione che non lo sa, perché questa ragazza ha scoperto a 20 anni, tra l'altro, di avere Sì, questa... ma ce ne ho sempre di più persone Sì. che scoprono di avere caratteristiche neurodiversità. Neurodiversità, esatto. Beh, ma infatti, quindi questa assertività, insomma, queste frasi buttate lì che ormai ci hanno anche proprio rotto i Rotto i coglioni. coglioni, per dirla. Grande Carmela. Anche io la seguo, scrive Emanuela. Ok, sì. Masia si chiama, mi sembra, adesso non mi ricordo. Brava, Che simpatica. bisogna, eh? Ci sono Antonio Civitillo, che è uno che mi segue spesso. Ci sono dei seri problemi per quanto riguarda gli psicologi. La mia neuropsichiatra mi ha raccontato di pazienti bipolari che erano stati da questi psicologi che sconsigliavano l'uso dei farmaci. Ma qua Certo. siamo nel solito, Certo. ripeto, essere laureati in qualcosa non è sempre garanzia di... Certo. Io ho Ne parlavo sentito... l'altro giorno di uno che ha fatto tipo, io penso, 20 anni di psicoterapia, poi ha preso il litio, in 6 mesi, cioè, per carità. Tra l'altro è successo anche a me al contrario, non Ah beh, con certo. una mia paziente fantastica che aveva tipica manifestazione di, diciamo, disturbo dell'adattamento long term, con questo tipico sintomo che è quella paura di farsi la Sì. pupò addosso, tipico sintomo, viene da me e prova già, aveva fatto 6 anni di terapia, viene da me in 2 o 3 mesi, lei sta già benissimo. Però sta bene, sta bene, sta bene, ma poi a un certo punto non sta sempre meglio e restiamo così, così, così per un anno e mezzo, 2 anni. A un certo punto cambia psichiatra, lo psichiatra gli dà il farmaco giusto. Grazie, arrivederci. Ma magari, ragazzi, io quando il paziente mi saluta, io sono felice. Sono felicissimo. Alle volte dobbiamo arrivare al punto che i pazienti non devono neanche arrivare da noi. Essere così bravi sul Bravi, piano di della quello che gli... prevenzione, della comunicazione, da riuscire addirittura a evitare, no, Bravissimo, degli bravissimo, errori di vita che... pienamente d'accordo. Ci vorrebbero più psichiatri e psicoterapeuti, perché stai diventando un dispensario di psicofarmaci. Sì, è vero, poi c'è l'opposto, psichiatri che hanno, appunto, dicevamo prima, una disattenzione totale agli interventi psicoterapeutici, oppure terapeuti e psichiatra potrebbero parlarsi, sì. Noi dovremmo Certo. essere tecnici della comunicazione. I più Non bravi, facciamo io... Ho visto delle liti furiose fra psichiatri e psicologi in ambito sanitario nazionale che la metta bassa. sono dal vivo o dal morto, bella battuta. Sono io dal vivo, ok. Comunque ci è piaciuta, ma un Bravo. laureato in psichiatria e psicologo può curare solo con i fiori di Bach, rifiutando. Ah, Allora, lavorate in psichiatria e psicologo. no, ma questa non l'ho capita. No, diciamo, lo psichiatra può curare. Non, se ti curano col fiore di Bach, scappa, ragazzi. Mettiamola così perché non riusciamo a Ora, essere. una delle cose che la gente non sa, e secondo me è figa da far sapere, è che noi psicologi italiani siamo fortunati nella sfortuna, perché siamo gli unici che siamo riusciti a cagare talmente tanto il cazzo all'elite medica da creare la psicoterapia, Sì. che non esisteva. E lo psicoterapeuta è l'unico che può scrivere su un pezzo di carta come un medico che sta facendo una cura, tra virgolette.
Mentre se in teoria, questo non lo diciamo forte perché altrimenti ci sono gli psicologi non psicoterapeuti che rompono le scatole. Ah sì, è vero, perché c'è quell'aspetto lì. Sì, dopo ne parliamo in separata. Io chiuderei con l'affermazione, sono tante altre domande, poi magari se capita, se riusciamo cerchiamo di rispondere fuori in, per testuale. Comunque non per dire, ma molti fuffaguru sono milionari per davvero. Amara considerazione. La chiuderei, sì. E vi salutiamo, siamo contenti di essere stati un po' con voi, io e Jenna siamo molto felici di parlare insieme dal vivo senza essere separati da chilometri, metaversi e varie cose. Vi salutiamo e ci si vede presto, magari per un'altra live. Assolutamente, per... a mezzo boost, esatto. 17 forse. Il 17, bello. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, a presto.